con Vito Cozzoli, presidente di Sport e Salute all'Assemblea Nazionale ANCI. Anche quest'anno siete presenti. In che modo volete mostrare la vostra vicinanza e la vostra collaborazione ai comuni e alle amministrazioni locali? Ma Sport e Salute è la società dello Stato che promuove lo sport e i corretti stili di vita nel nostro paese. Lo facciamo per tutti i cittadini, per affermare il diritto allo sport per tutti e di tutti, e vogliamo arrivare nelle case degli italiani, nelle città, nei quartieri, e quindi le amministrazioni comunali sono il nostro bacino d'utenza, i sindaci sono i nostri alleati naturali per far sì che lo sport entri sempre di più nella cultura delle persone, nella collettività, e quindi lo facciamo in modo molto concreto, portando lo sport nei quartieri attraverso i progetti di inclusione, attraverso l'educazione motoria nella scuola primaria, Sport e Salute che fa fare ai nostri bambini lo sport nella scuola primaria. Partiranno tante iniziative anche infrastrutturali come Sport nei parchi, tanti piccoli comuni danno l'offerta sportiva anche grazie alle isole di sport lanciate da Sport e Salute. Insomma, lo sport è salute, ma è qualità della vita e benessere, e Sport e Salute vuole far crescere lo sport nel nostro paese. Sport e Salute, quindi la salute passa anche dallo sport e dagli e-sports, a quanto pare, che insomma sono un fenomeno in continua crescita e in grande espansione. Voi come vi ponete verso queste nuove frontiere dello sport elettronico? Ma lo sport deve crescere nel nostro paese, i risultati stanno arrivando, eravamo il quinto paese più sedentario d'Europa, oggi siamo l'11esimo. Anche perché bisogna parlare ai giovani con un diverso linguaggio. Noi l'abbiamo fatto ad esempio organizzando i mondiali di skate a Roma attraverso lo strumento dell'app My Sport e Salute messa a disposizione di tutti gli italiani. Gli sports, ecco, sono un fenomeno che va compreso, nel senso che per quanto riguarda i giovani gli sport possono essere uno strumento di avvicinamento delle giovani generazioni alla pratica sportiva. Quindi bisogna aprirsi ai giovani anche a nuovi linguaggi, con un obiettivo di promuovere lo sport fra tutti i cittadini e soprattutto attraverso, ecco, ripeto, nuovi linguaggi. Sport e Salute vuole avere più praticanti nel nostro paese, portare lo sport in ogni angolo della nostra penisola. Più sport a scuola, ma soprattutto far sì che i ragazzi abbandonino i divani e vivano la dimensione anche sociale dello sport.